Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Ultrasole! Nello scorso episodio abbiamo superato la prova di Malpi. Inoltre hanno catturato un Pokémon, uno Yungus, nella residenza Aether. E quindi tocca a noi salvarlo. E allora perché sto volando a Malie? Perché in questo episodio, oltre ad andare avanti e fare il deserto, mi avete tipo urlato in 70.000... Ehi Tonks, torna a Malie che c'è una cosa importante in questa casa qui. E in effetti, beh, l'ho visto. Ok, 42 adesivi? 42? Importante. Ed eccola qui. Non è un cartello, va bene, entriamo e basta. Ehi, aspirante al titolo di Kanto, welcome! Questa è la palestra di Kanto. Per 1000 poké può iniziare la sfida, yeah? Palestra? Ad Alola? My name is Guida, la guida degli allenatori. Palestra di Kanto è una caffetteria dove si lotta, si guadagna e ci si diverte very much. Sconfiggi tutti gli allenatori e riscopri il Kanto che c'è in you. Oh 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 oh. Capita? sfida accettata, tanto la faremo molto in fretta perché ci dà anche una babycia. A quanto pare questo è una specie di ritorno al passato che hanno aggiunto apposta. Forse perché hanno visto qualcosa in della serie Ehi, non ci sono palestre ad Alola, mettiamone una per trollare le persone. Comunque faremo in fretta. Oltre alla palestra e il deserto, in questo episodio andremo anche nel giardino di Hula Hula e molto probabilmente anche nel lago, ok? Comunque, vai Tyr, il cui soprannome deve essere ancora scelto. Qui i Pokémon sono estremamente deboli perché a questo punto del gioco... avevo già i Pokémon al 28, quindi mi potevo allenare un po' qui prima di proseguire, ma non lo sapevo, e quindi... Ok, a quanto pare però siamo comunque più lenti e io mi rifiuto categoricamente di usare una sveglia o cose simili. Quindi usami pure come temincino, che poi non ha senso. Questa è una palestra di Kanto, quindi non ha senso un mincino che è di Onima, anzi di Unova, ma non importa, ok? Come al solito, comunque, vi ricordo di lasciare un mi piace, / non mi piace, di rispondere alla domanda del giorno e di iscrivervi al canale. Allora, abbiamo affrontato una bellezza e adesso ecco qui la seconda bellezza. A quanto pare hanno ripreso la palestra più esteticamente facile da rifare, ossia quella di LT Surge. E l'ho detto così perché LT sta per Lieutenant, tanto per ricordarvelo. Cutie Fly! Ok, Tyrnanog. Andiamo avanti. Tyrnanog ci starebbe bene. So che Tyrnanog è un luogo mitologico, ma beh, non c'è male. Che ne pensate? Trasformare Tyr in Tyrnanog? Babbo. Ferrartigli. Non ho ancora avuto il tempo di andare a fare il Surf Mountain. Più che altro perché mentre lo faccio vorrei registrarlo, perché da quello che ho capito potrebbero esserci alcuni eventi particolari. Quindi registrerò quel... lo registrerò, insomma, ma non lo farò vedere se non c'è niente che succede. Tu ti chiami Veta? Ok, Veta, non preoccuparti. Allora, palestra di Kanto, chi manderà in campo? Uno Smoochum. Vorrei far notare, tutti quanti sono di circa 10 livelli... più bassi rispetto al livello di Tyr, ma sono tutti più veloci. Forse tranne Smoochum. Ok, perfetto, almeno. Ferrartigli. Acciaio su ghiaccio è super efficace, esatto. Non vedo l'ora di insegnare Metal Testata e Meteor Pugno a Tyr. Comunque, che altro posso raccontarvi? Il mal di testa di 2 episodi fa è finalmente passato. Ah, davvero, voi non potete immaginare. Sono stato con Tachipirina, Nimesulide, un sacco di cose. Mi è passato dopo un... 3 ore di sonno, quindi... Pierluigia, che... Allora, io non dovrei dire niente, ma che razza di nome è Pierluigia? Oh, per carità, Luigia è un bellissimo nome, Piera, idem, ma Pierluigia... E lo dico io, ripeto, che ho un nome ancora più strano.
Allora, tu sei lento, cozzata Zen dovrebbe bastare ed avanzare, vero? Direi proprio di sì. Inoltre, se ho visto bene, c'era un lottatore, un karateka, alla fine del percorso. Del percorso, oddio, della sfida. Quindi vediamo un po' effettivamente. Sì, è un karateka. Hey, cliente, you challenge me? Non è molto prudente, ma hai fegato. Con i Pokémon di tipo canto, sono il number one. Oddio no, ti prego, non avere Machop. Ti scongiuro. Machoke va bene, ma Machop no. Ok. Oh, ci siamo salvati. È femmina? Credo sia femmina. Ho ragione? E invece è maschio, non importa. Psychic, perché siamo inglesi in questa prima parte di episodio. Addio Machoke. Che poi ribadisco, a me Machamp e Machop sono pure belli come design, ma Machop no. E intanto Celtas sale al 39. Ah, si chiama proprio capo. Va bene. Arr, allora sei strong. E va bene, alright. Eccoti in regalo medaglia tonante. Cioè? Quella medaglia tonante, bella lucida, è la giusta ricompensa per chi mi ha battuto. È solo un souvenir, ma custodiscila come un tesoro, purisu. Non solo, ho un altro prize di canto per te. Stavo per leggere Prinza, vabbè. Un assortimento cibo e bevita molto delicious, tutto per te. Grazie, specialista, la minuscola, del capo. La confezione regalo è shocking, 10 gassose e alcuni pokegioli. Grazie. E abbiamo fatto. Siete contenti ora che vi ho mostrato la palestra di Cantalola o Alocanto? Non ho idea. Comunque adesso dobbiamo andare avanti. Dobbiamo ancora finire il percorso 15 e andare qui, in questo punto, ok? Allora, ci dovrebbe inoltre essere un centro Pokémon subito arrivati dall'altra parte del percorso 15. Quindi, sì, dovesse servirvi un punto per volare direttamente là. Beh, c'è. E nota bene, non piove adesso. Credo piova comunque nel percorso sotto di noi. Ma non credetemi, cioè, andate a controllare. Io lo controllerò da solo dopo. Ma a quanto pare non è possibile far evolvere Gudra sempre. O meglio, Sliggoo Gudra, ecco. Adesso, Myrtone. C'è chi vince e c'è chi perde. Così vanno le sfide. Spero che avremo occasione di sfidarci nuovamente, in una vera lotta. Ma sicuramente no, non lo affronteremo mai in un posto molto alto e verde. No, mio caro, vorrei uno Sharpedo. Ecco qua. Adesso dovrei avere ancora dei super repellenti. Ne abbiamo 12. Dovrebbero bastarci per altri 2-3 episodi, spero. Allora qua non posso andare. Qua neanche, non mi va inoltre di pescare. Adesso, io devo ancora entrare in queste casette qui. Per queste casette qui intendo ovviamente queste casette qui di Mantine, ecco. Vediamo un attimo. Perché se danno nuove combo per il Surf Mantine, è una cosa molto bella e ho visto l'adesivo, non preoccupatevi. Altrimenti non hanno senso. Vediamo un po'. Bla bla. Ok. Nient'altro. Qui non c'è niente. Tu che mi dici, caro? Conosci l'Aerial Gyarados? È una manovra di surf praticamente leggendaria. Ok. Peccato che ormai non ci sia più nessuno in grado di farla. Visto? Quindi suppongo ci siano indizi su come fare altre combo. Perché noi ne abbiamo solamente due nel menu. E fatemi prendere questo. Proverò a prendere anche l'adesivo. Cosa c'è laggiù? Non ne ho idea. Controlleremo tra poco. Comunque, stavo dicendo, andremo a prendere anche il dominante. Però non adesso. Allora, qualche passaggio. Ah, va direttamente in Sharpedo stavolta. E un altro super repellente per buona misura. Ora possiamo andare avanti. Ah, sto provando ad allargare la bocca in maniera, non umana, per parlare in maniera umana. Ed è una cosa strana, ma è così. A quanto pare sta funzionando. Oddio, per carità, io ancora non so parlare in italiano, né in qualunque altra lingua. Però, sta andando abbastanza bene, ecco.
Adesso, cosa... Ah, siete una coppia. Allora sai che ti dico? Nuotatori, Pokémon d'acqua, Lerage e Tyr. Esatto, proprio quel che volevo. Cominciamo. Basta entrare in acqua per trovarsi circondati dai Pyukumuku e dai Corsola. In effetti i Pyukumuku dovrebbero rappresentare quei... come si chiamano? I Stonefish? No? Non dovrebbero essere una cosa simile a quello e i cetrioli di mare? Credo sia quello l'intento. Comunque Frillish e Frillish, uno maschio e una femmina? Esatto! Ricordo che nello scorso... no, due episodi fa abbiamo attivato un evento di dei Frillish. Di dei Frillish? Di alcuni Frillish, ecco. Tocchiamo... è uguale, non cambia niente. E poi foglie lama su entrambi. Dove abbiamo appunto catturato un Frillish femmina. Ancora devo controllare se su Pokémon Luna è possibile trovare i Frillish maschi. Ma in ogni caso... ah, giusto. Usa pure Surf. Che poi è un'ottima combo perché i Frillish hanno assorbiacqua. Quindi in pratica usare assorbiacqua con Surf, con un Pokémon a fianco, è buona come cosa. Comunque, non avete speranze. E infatti vi ho sconfitto apposta. Nel frattempo, Mila e Daniele... adesso, spiagge di norma vuol dire strumenti, vero? E invece, in questo caso... e invece sì, ok. Subball, Pokéball utilissima se volete catturare Pokémon tramite amo. E basta, solamente l'amo, ok? Altro repellente, si fa prima. Adesso, ho dimenticato qualche altro nuotatore a parte lei, che affronteremo, facciamo adesso perché si fa prima. Vieni qua. No, non sono una sirena. A tal proposito, non sta uscendo tipo una serie televisiva chiamata Sirene? Credo di sì. Però non la sto seguendo, sapete questo. Io ormai non seguo quasi più niente di televisione italiana. Recentemente però, se volete un consiglio, non so se conoscete... oddio, sbaglierò la pronuncia, ok? Neil deGrasse Tyson, credo sia lui. Comunque, è uno scienziato, un astronomo vorrei dire, e ha praticamente presentato una specie di documentario barra telefilm chiamato... ah, è vero, in parte psico. Chiamato... com'è che si chiamava? Cosmos, A Space Time Odyssey. Sono arrivato al terzo episodio e mamma mia quanto è bello. Cioè, nonostante sia un documentario, di norma non mi piacciono i documentari, tranne quelli brevi di 5 minuti di come è fatto, e quelli su... vabbè, lasciamo perdere. Beh, sì, è una cosa abbastanza caruccia, quindi ve la consiglio altamente, insieme a Stranger Things. Quindi fatevi Netflix, mi raccomando. Netflix, partnership, grazie con me. No, dai, lasciamo perdere. Comunque, nessuno sale. Wow, ci sei andato pesante. Allora, credo di aver finito. Sì, lo so, Rotom, devo curarmi, non preoccuparti, già lo so. E lì c'è il centro Pokémon, quindi sto a posto. Adesso, se la memoria non mi inganna, qui dovrebbero esserci anche Dexio e Sina? Almeno credo, ora controlleremo. Nel frattempo, Alola! Dovrei anche parlare qualche volta con il bar, così posso prendere qualche Pokegiolo, perché i Pokegioli servono, soprattutto se volete i Pokegioli iridescenti. Tu sei... Mumu, latte Mumu, dammene un po', yo! Che c'è? Non ce n'è più? Basta storie, fuori latte Mumu! Che c'è? E ora che cosa vuoi tu? Eh no, per te niente menù! Ci beviamo tutto uno del Team Skull, yo! Per gli altri non ne resta neanche un po'. Yo, yo, se vuoi qualcosa da bere, preparati a lottare. Devo per forza farlo. Yo, yo, ci sto! Gurgle! E poi, se posso vincere il latte Mumu, una bevanda che a quanto pare non si può acquistare in questo gioco e la cosa mi rode così tanto, preferisco affrontare almeno una recluta. Che ha un Pokémon di tipo veleno? Esatto, Thurabish! Io per caso ho ancora Tyr? Che bello avere Tyr. Prego, caro. Vuoi devastarlo completamente? Allora vengo di corsa da Zen. Oh no! Riduttore, come faremo a reggere? Mi spiace, siamo un tank praticamente misto, ma abbiamo una natura che sfavorisce la difesa speciale, quindi dico solo fisico. E adesso mi sto già impatracchiando. Impatracchiando!
Che termine è? Leucotea sale al 40. 40? Oh mio Dio! Calmati, Tonksy. Oh. Ah, che mal di pancia. Aio. Beh, se il latte non è senza lattosio, alcune persone potrebbero avere qualche problema di stomaco. Il latte mumu è ottimo e salutare, ma va bevuto con moderazione. Ecco, prendene un po' anche tu. 12, 12, 12, 12. Dimmi 12. Ti prego, dimmi di sì, perché voglio altro latte mumu. Ora, qui c'è solamente un tizio, che non mi interessa, ma guardate bene la minimappa. Non serve, grazie. Qui dietro, esatto, Spinda. E c'è anche un allenatore. Ma è possibile accucciarsi qui sotto per prendere una MT. Non ricordo. Oh, c'è una bambina qui. Benvenuto nella mia base segreta. E che siamo a Hoenn? Sapete una cosa? Non so se riuscirò a fare anche il deserto in questo episodio, perché stiamo affrontando davvero un sacco di allenatori. E beh, ci posso anche provare. Tanto il deserto sono due cose che devo fare. Non voglio affatto prendere tutti quanti gli strumenti, perché ci metterei troppo tempo. Voglio prendere, se c'è ancora, l'oggetto, insomma, il cristallo Z, e poi far vedere come arrivare al tempio. Fantasmanto si attiva, ma non importa. Non si attiva ovviamente l'effetto secondario di ferrartigli, ma non mi interessa. Finta! Perché avete indebolito il tipo... Detesto questa cosa. So che il tipo acciaio era estremamente OP prima della sesta gen, però il fatto che l'abbiano indebolito mi dà così tanto fastidio, perché è ancora il mio tipo preferito. Ma perché? Vabbè, non importa. Nel frattempo, punti esperienza e livello 39 per Tyr. Tipo, adesso tutti quanti salgono al 40, vero? L'Erage sale al 40, quindi sì. L'Ikarok al 36, quindi lui no. Abbiamo sconfitto Agatha. Oh, Agatha? Oh, senza la H, ok. Stavo per dire, comunque. Forbice X, questa è una buona mossa. Per chi ha un Pokémon coleottero fisico. Ergo, se avete un Golisopod, insegnatela al vostro Golisopod. Qui c'è intanto un altro strumento, un Pepsu. E c'è anche un allenatore. Sì, uno scienziato, sai che ti dico? Cambiamo un po', mandiamo Sans. Nonostante siamo lenti, qualcosa riesco a farla. E ho controllato quando Marowak impara quella mossa che intendevo l'altra volta. La impara al 27. Ergo, per averla dobbiamo aspettare fino al Monte Lanakila. Quindi non avremo per un bel po' una mossa di tipo spettro fisica. Ed è una cosa brutta, ma non ci posso fare nulla. Ma dunque, Tyr, non ho cambiato di posto con Sans? Pensavo di averlo fatto. Nessun problema. Cozzata Zen. Dopo il suo strumento, ovviamente, che sicuramente è molto utile, eh? Vai. Beh, lui è un tank fisico, quindi a meno che non lo faccio tentennare, potrei avere qualche problema. Vai. Capocciata Zen in testa e forbice X. Vabbè, almeno è danno neutro. Ok, adesso cerchiamo di andare avanti. Ci sono ancora 4-5 allenatori da sconfiggere nel giardino. Solo nel giardino. E devo fare anche altre due cose dopo. In effetti, dopo il giardino penso di fare una micro pausa per controllare a quanto siamo arrivati nella registrazione, come faccio spesso ormai. E quindi sì. Allora, Sans, sei pronta ad usare Osso Merango? Ah, giusto. Mi dimentico sempre che Mach è in parte a buio, quindi potrebbe essere un po' difficile sconfiggerlo, soprattutto se usa privazione. E soprattutto se manchiamo il colpo. Ah, questi colpi di fortuna sono davvero, davvero stupendi. Ok, sai una cosa? Non mi interessa. Andiamo di Logotea, di mossa Z, e poi faccio un piccolo taglietto per curarmi al centro Pokémon. Quanto disprezzo quando succedono queste cose? Davvero non lo sapete. Anzi, usiamo solo canto effimero, perché non mi va di sprecare la mossa Z. Esatto, non sei degno di essere colpito dalla mossa Z. In realtà forse sì, perché io ho fatto un bel po' di danno, ma non importa, non importa. Mi spiace, non puoi togliere i cristalli Z. E adesso sciogliamoci i capelli solo per questo attacco. Non ho capito perché succede e perché prima Rina si toglie il laccio per i capelli ogni volta che attacca, ma a quanto pare lo fa.
esperienza. E adesso mi curo off camera, perché mi va di curarmi off camera. E dunque, proseguiamo. So che ci sarebbe questa struttura qui bianca, idem per gli Spinda, ma le faremo poi, ok? Non mi va di farli adesso. Allora, qua ovviamente c'è un Pokémon. Esatto, per forza. Però un attimo, ci sono molte più bacche, quindi non è un Crabrawler. E invece è sempre un Crabrawler. Non ho comunque intenzione di affrontarlo perché abbiamo, tipo, tante altre cose da fare. Quindi fammi fuggire, grazie mille, gioco. E proviamo a sconfiggere gli allenatori del percorso nuovo. Che non è un percorso, ma è un giardino. Esatto. Anzi, no, è un prato addirittura. Vuoi sapere che ci fa un golfista in un prato fiorito? Oh no! Ti ho visto! Oh, qua il buon vento! Tonks, dove sei diretto? A Po. Ho inteso bene? Stai andando a Po? Non è lì che si radunano quelli del Team Skull? Quei buoni a nulla, sanno solo prendersela con i Pokémon. Ah, giuro che non so più cosa fare con loro. A ogni modo, visto che sei qui, vorrei approfittarne per chiedere la tua opinione. Vedi, io mi prendo la briga di andare in giro a verificare di persona come stanno i Pokémon. E sono anche l'unico che si preoccupa per il problema di Necrozma. Non conviene anche tu che sono la persona più adatta per ricoprire il ruolo di direttore? Scusa, immagino che per un immagino che per te questi siano quesiti troppo astrusi. Usa ancora parole come astruso, è ovvio. Abbiamo 11 anni. Or dunque, abbi cura di te e fai attenzione al Team Skull. Io ti ho avvertito. Grazie mille, caro, ma non voglio i tuoi consigli. Dunque, spero ci siano pochi allenatori da affrontare qui. Ne ho già visti 3, dovrebbero essercene 4, se ricordo bene. Comunque, poi andremo molto rapidamente al lago e nel deserto e poi finirò l'episodio. Allora, Torko! Abbiamo Sans davanti o mi sono ancora dimenticato? Oh, abbiamo Seltas. Non so se è meglio o peggio. Beh, dovrei essere più veloce. Oh! Oh! Tentar non nuoce. Ok, bene. Giumane Borto! Oh no, 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 no! Ouch! Ah, questo fa malissimo. Oh, neanche troppo. Ah, non mi ha scottato stavolta, eh. Comunque sì, Torkoal sudolenti sono molto difensivi, in difesa più fisica che speciale, ovviamente. Però con siccità possono dare tanti problemi. Ok? Nel frattempo, non so se si è sentito, ma ho fatto un piccolissimo burp. Allora, Whimsicott, Whimsicott. Beh, abbiamo la siccità, quindi perché non approfittarne? Vai, Sans! Ora, tanto per controllare, di che livello sono? 36? Quindi i rivali principali, gli allenatori principali, hanno Pokémon di livello 38, quindi direi di essere al livello giusto per una volta. Allora, Sans, Nidorochagi, ho sospeso stab, super efficacia, siccità, ecco, non puoi sopravvivere a questo colpo, e in effetti l'ho mandato a KO. Sconfitta Greta. Adesso, posso per caso prendere... mi scusi? Ah, mi è preso un colpo, perché... ricordo, io registro senza suono. Mi è preso un colpo perché non ho sentito niente. Pensavo si fosse bloccato il gioco perché cliccavo pulsanti e non succedeva nulla. Wow, beh, fortuna che non si è bloccato il gioco. Allora, Hula Hula, Piccarda. Oh no, ok, va bene, Piccarda va bene. Froette. Froette, mia cara. Beh, che dire. Vi ho già spiegato Flabebè come ragiona. È un difensore speciale, di tipo folletto. Buono anche in attacco speciale. E a quanto pare più lento di Seltas. Fior Tempesta. Dovrebbe essere non molto efficace. Esatto. Sai che ti dico allora? Fulmine. E addio Floette. È buono. Però se volete prenderne uno a questo punto, so che magari a qualcuno può non piacere il giallo, altri invece lo adorano. Però prendetelo al Prato Mele Mele. So che si può trovare anche qui, in quest'erba, Floette, e non... scusatemi, Flabebè al Prato Mele Mele. Però... meglio prenderlo prima, ok?
Inoltre qui è possibile trovare il miglior oricorio, ossia oricorio flamenco. Nettare rosso inoltre serve proprio a questo. E a tal proposito vorrei davvero incontrare un oricorio rosso. O a quanto pare un floet, va bene. Ora che ci penso, hanno mai distribuito quel floet? Sapete di chi parlo, vero? Oh, ovviamente adesso fallisco, eh. Allora, vorrei scappare, grazie. Ho ancora due allenatori da sconfiggere. Ho ancora due cose giganti da esplorare. Quindi ti prego, fammi uscire. Allora, ultimo tentativo. Poi faccio un taglio e ci rivediamo fuori dalla lotta. Ok, va bene, non faccio nessun taglio. Ah, perché i Pokémon sono così lenti? Ah, un attimo. Qua non c'era un allenatore? No, c'è, infatti sta là. Ma prima, qua sotto è possibile sia sfidare lei che prendere lo strumento. Quindi a questo punto, vai. E già che ci sto, chi metto per primo? No, fermi. Non Tyr. Chi è che non usiamo da parecchio? L'Erage. In realtà la usiamo dallo scorso episodio, ma sto facendo praticamente il giro di tutti quanti, quindi a sto punto. Allora, FIFA Sfera, decentemente utile se volete fare le catene, a me non interessano particolarmente però. Ora tu, Giovane Speranza, no, non è vero, è una... Oddio, che classe è? Che classe di allenatore è, intendo? È una teenager, Graziella, grazie Graziella e grazie a tutti. Sneasel, parliamone un po', perché no? Si dovrebbe trovare sul Monte Lanaquila, non so, probabilmente no. Ma non so se si può trovare in quel pezzo d'erba che hanno aggiunto prima del Monte Lanaquila. Quindi non fidatevi in ogni caso. Ma se si dovesse trovare lì, Sneasel e Weavile sono dei cannoni di... Beh, ghiaccio. Ghiaccio buio, per essere precisi. Molto forti in attacco fisico. Molto veloci. Usateli. Ma le loro difese fanno... Bleh. Ok? È un po' come... L'Erage in difesa diversa. Komala? Komala è normale, vero? Sì, ok. Perché l'Erage non eccelle per niente nelle difese. Abbiamo... Ah, vero, tu hai sonno assoluto. Non è possibile fare nulla a questo Komala in quanto status. Ma abbiamo regalità e quindi non funziona. Visto che regalità è una buona abilità. Chi è che ha detto che era una buona abilità? Appunto, io. Chi è che sta usando il Pokémon con quell'abilità e non sta essendo colpito da mosse tipo psico attacco? Essendo colpito è bruttissimo, ma credo sia corretto in italiano. E addio Komala. Komala è... strano. Viso truce? No, non voglio fartelo apprendere. Ok. Se volete usarlo, prego, ma se dovete scegliere un tipo normale buono... C'è Stoutland. Ci sono molti altri tipi normali buoni. Anzi, più che decenti. Ora, altro strumento, difesa speciale X, e mi sa che abbiamo finito. L'unico luogo che vorrei visitare adesso, prima di finire questo giardino, è andare qua sotto. Perché non so se è possibile andare qui sotto. Se sì, bene. Se no, andiamo direttamente al lago. A meno che non ci bloccano la strada, perché potrebbero farlo. Vediamo un po'. Non credo serva più. E in before, vabbè, non serve più davvero. E tu? Un tempio abbandonato. Chissà cosa sarà accaduto in un lontano passato. Beh, io lo so. E non è più che altro un tempio, ma è un'altra cosa, ma... Ora, tu per caso mi sfidi? No, vero? Ehi, tu sei un allenatore, giusto? Ti vedo spesso nei centri Pokémon. Questo luogo è piuttosto suggestivo, non trovi? Sembra abbandonato, ma non so. Ho come l'impressione che qualcosa debba ancora accadere qui. Beh, ricordo che in Pokémon Sole e in Pokémon Luna, quest'altare si chiamava come la versione opposta a quella che avevate. Inoltre c'è uno strumento, un MT pure buona, giusto? Esatto, Psycho Shock, questa è buona, ok? È praticamente una mossa strana, in pratica utilizza il vostro attacco speciale, ma calcola la difesa fisica dell'avversario, ok? Ora, questa parte qui dovrebbe chiamarsi... In questo gioco, non Lago del Sole, ma... non me lo dice? C'è uno strumento qui nel frattempo? No, ok, allora devo salire ancora di più. Ok, no, comunque questo è il Lago della Luna, si chiama? No, facciamo una cosa molto rapida. Ora, Rotondex, Y...
eccolo qua, lago lunare, ok? Quindi chi ha ultrasole e sole, qui avrà il lago lunare. Chi ha ultraluna e luna, qui avrà il lago solare. Non cambia niente, non c'è assolutamente nulla da fare qui per adesso. Volevo solamente mostrarvi che in effetti esiste un posto chiamato lago lunare barra solare. Ok? C'è una cosa da fare qui in post-game sicuramente, perché probabilmente non l'hanno rimossa quella cosa, ma vedrete poi. Adesso, se avete dell'acqua fresca potete prendere uno strumento andando al deserto, ma non c'è niente di così raro. Ci sono i Pokémon che vi ho detto, quindi Trapinch è possibile trovare, Gible tramite... no? Gabite, tramite catene SOS, è possibile trovare Dugtrio Alola, Sandile, se volete un Sandile, no, vorrevo questo, esatto. Quindi, prego, ci sono ottimi Pokémon di tipo terra da prendere qui subito dopo la sfida contro Malpi, o meglio, non Malpi, la prova di Malpi. Comunque, possiamo passare a quanto pare con il fumetto di testo tutto quanto zigzagoso. Adesso, non è che per caso... ah, vorrei un'acqua normale. Ah, no, scusa, l'acqua normale era mia. Appunto, la trollata assurda. Quindi hanno modificato questa cosa? Perché se non erro... sì, grazie, sì, grazie. Sì, grazie, sì, grazie, sì, grazie. Lo stavo spiegando io. Comunque, in Sole e Luna, lei vi chiedeva dell'acqua. Per appunto refrigerare, tra virgolette, il suo Poliwhirl. Comunque, qual è il trucco per superare il deserto? Molto easy, intanto evitare quei pezzi là che si muovono. Evitare quei pezzi là che si muovono, ossia questi. Oh, si trova direttamente Crocodile, Crocorock. Ok, bene. Crocorock, non Crocorock. L'evoluzione Crocodile che io ho usato ed è buono. Adesso qui c'è la tempesta di sabbia, ma se non ricordo male, c'è anche la possibilità di trovare qui, non la tempesta, ma il sole. Ho sbagliato strada. Non voglio andare qui, grazie. Ora, per andare al tempio di Tapu Bulu dovete seguire le rocce. Qui c'è solamente una roccia sulla roccia grande. Quindi in pratica seguendo l'ordine giusto delle rocce, che se non erro sono 1, 2, 3, 4 e credo anche 5, è possibile arrivare al tempio di Tapu Bulu. Bulo? Tapu Bulu. Vi mostrerò come arrivarci, ma non farò nient'altro del deserto, ok? Non voglio allungare di troppo l'episodio, che già probabilmente è lungo abbastanza. Ergo, andiamo avanti anche piuttosto in fretta. È inutile anche usare repellenti max o super repellenti qui. Adesso, questa roccia indica 3, quindi non è quella giusta. E a quanto pare, invece, devo usare repellenti. Allora, qui che c'è? Dugtrio Alola, fortuna che non abbiamo nessun Pokémon con magnetismo noi, altrimenti non potrei scappare, credo. Non lo so, lasciamo perdere. Facciamo fuga, attiviamo il super repellente e andiamo avanti. Allora, il punto da dove siamo venuti indicava 3. Se non ricordo male, il punto numero 2, quello con due rocce, dovrebbe essere qui a destra. Il punto è che ci sono queste cose. Allora, vediamo, stiamo attenti, queste 4, quindi è sbagliato. Qua è 1. Allora mi sono già perso? No, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Ora andando qui invece... ah no, giusto, c'è un tizio che vi dice la password. La password è 2143, una cosa del genere. Quindi non è seguire le rocce nell'ordine giusto. È seguire l'ordine giusto, però in base all'ordine giusto. Andando qui era possibile trovare, e forse è ancora possibile trovare, vediamo un po', il cristallo Z di tipo psico. Lo Psychium Z. E non viene nessuno qui a insegnarci nessuna mossa, non importa. Quindi era... attenzione, ok. No, 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 cambia, cambia, cambia in fretta, in fretta, in fretta, in fretta. Ok, bene. Era 2, 1, 4, no, 3, 3, sì, siamo arrivati. Ok, ok, bene. Tempio del raccolto. Non ho intenzione di fare questa strada qui. Comunque avete visto, dalla microscopica oasi basta andare su e siete praticamente arrivati. Le altre parti del deserto dovrebbero nascondere un MT, ma se non ricordo male non è eccessivamente utile. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Ultrasole andremo avanti e molto probabilmente finiremo Po, se ci riesco. Quindi, see you next time, baby!